Mister Cusano, al termine della gara persa al Curotti Domodossola per 3-0, io direi di iniziare con una battuta, almeno stemperiamo un pochettino. Di sicuro questa gara non poteva perderla a tavolino per aver sbagliato i fuori quota. Squadra giovanissima, veramente. Certo, sì, è una squadra. Io sono arrivato l'altra settimana, venerdì, abbiamo giocato contro il Virtus. Abbiamo fatto una buona prestazione con Mazzei, Angiulli, due giocatori importanti che oggi mancavano. La squadra sinceramente non è fisicamente a posto per affrontare questo campionato e non ha la rosa adeguata per affrontare, quindi con la società è chiaro che sono venuto, ma dobbiamo per forza andare sul mercato, cercare qualcosa a rinforzarla e lavorare a livello fisico per presentare una squadra che sia adeguata a questa categoria. Poi è chiaro che oggi la squadra che abbiamo trovato è secondo me una delle più belle che ho visto e ha dei giocatori importantissimi davanti e quindi non era la nostra partita, però nonostante questo la nostra squadra ha bisogno sicuramente di intervenire e di cercare di trovare qualcosa sul mercato per rinforzarsi, se no saremo solo di passaggio in eccellenza. Io non mi sono stancato per niente di elogiare un suo giocatore, al di là dell'età, mi è piaciuto molto come è stato in campo Bonel, perché ho notato che lei ha invertito i due esterni quando Puglisi faticava molto con Elka e effettivamente vuoi che la gara comunque dopo 6 minuti del secondo tempo sia incanalata in maniera diversa, però anche nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione ha bloccato un giocatore che effettivamente dal punto di vista fisico è straripante. Sì, Bonel credo che sia la sorpresa più lieta che io sono arrivato qua, nel senso che è un giocatore importante, è giovane, ha qualità, ha la testa di fare il giocatore. Sicuramente lui è uno che ha prospettiva e sicuramente può crescere. È chiaro che la nostra squadra ha bisogno di tanto, di qualcosa in più, sicuramente un pezzo per ogni reparto e quindi dovremo sicuramente attrezzarsi il più presto possibile. Le faccio i miei in bocca al lupo allora. Grazie, grazie mille.